Conto alla rovescia per la terza edizione del Pescara Flute Festival, una full immersion nel mondo del flauto, ma che contempla anche altre attività. Nel corso della 6 giorni, dal 29 luglio al 3 agosto, oltre alle esperienze musicali, sono in programma workshop, esposizioni di strumenti, presentazione di libri, laboratori e incontri con i musicisti. Due le location scelte, il Conservatorio Luisa D'Annunzio il 29 e 30 luglio e l'Aurum dal 31 luglio al 3 agosto. Gli appuntamenti partono dal mattino alle 9 fino alle 23. L'organizzazione del festival è stata curata dall'associazione culturale Il Canto del Vento. Sulla manifestazione sentiamo il direttore artistico Marco Felicioni. La novità forse principale è quella che raddoppia la sua durata da 3 giorni a 6 giorni rispetto alle edizioni precedenti. Avremo più di 20 artisti di caratura internazionale e tante cose, cioè non solo concerti, quindi workshop, seminari, presentazioni di libri e tante altre cose interessanti per i nostri giovani studenti. Gli obiettivi direi sono veramente molteplici, però i più importanti sono quelli rivolti ai giovani studenti del nostro conservatorio, dei conservatori italiani, visto che c'è una partecipazione davvero da tutta Italia, e poi anche un festival che punta sulla cultura, sulla musica e sul sociale. Perché ci sono borse di studio, premi e partecipazioni speciali per i ragazzi che appartengono a famiglie con particolari situazioni economiche. Particolare soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Commissione Comunale alla Cultura, Manuela Peschi. Questo festival viene apprezzato innanzitutto perché nasce durante il periodo proprio del Covid, quindi per contrastare quell'isolamento che forse gli artisti più di chiunque altro hanno sentito sulla pelle economicamente, socialmente e moralmente. Quindi nasce con lo spirito di riunire i giovani artisti e regge la pandemia fino ad arrivare al suo terzo anno. È per questo che noi gli auguriamo sempre un successo più grande nei prossimi anni, soprattutto apprezzando il fatto che non solo è cresciuto sui numeri delle giornate dedicate, ma anche nelle attività.